No, noi abbiamo interloquito e come, tant'è che abbiamo indetto in tempi veramente rapidissimi un tavolo al Ministero. La stessa cosa l'abbiamo fatta in Regione Campania, nella terza commissione attività produttive abbiamo indetto un'audizione in tempi veramente ultra rapidi. Il problema è che la dirigenza non è venuta, cioè ha campato la scusa dicendo che non hanno un consiglio di amministrazione di Treo Farm S.p.A. e quindi ha rimandato, diciamo, a fine gennaio. È chiaro che noi abbiamo tutto l'interesse a mantenere in piedi un'azienda, ma lo dico a chi ci segue, virtuosa. Cioè, qua abbiamo un sacco di giovani che ci lavorano. È un'azienda che aveva anche un piano per evolversi, diciamo, su un mercato che cominciava a perdere quote, quello delle plastiche. Loro già avevano intenzione di andare sulla bioplastica, su quella biodegradabile, ed era un futuro, quello è un futuro, diciamo, che ha delle grosse potenzialità e poteva continuare a far vivere un'eccellenza, perché questo stabilimento è un'eccellenza sul territorio ancora per molti anni. Tra l'altro loro avevano anche molte commesse. Diciamo, non stiamo parlando di un'azienda, come spesso ne capitano in Campania, in perdita, che hanno un mercato che sta pian piano, voglio dire, scemando. Qua abbiamo un mercato in crescita, abbiamo un'azienda con un fatturato. Quindi è veramente spiegabile, se non possiamo spiegarcelo, diciamo, dal punto di vista semplicemente sperequativo, quello di comprare aziende che funzionano per togliersi di mezzo la concorrenza. E questo non dovrebbe essere permesso in un paese come l'Italia. Prossimi passaggi quali potrebbero essere? I prossimi passaggi interverremo ancora con il Mise, cercheremo di capire se Luigi Di Maio può venire a visitare lo stabilimento, perché ci tengo, perché è uno di quegli stabilimenti che nella nostra visione è un'eccellenza, cioè uno stabilimento che ha una visione futura di quello che vuole fare del suo prodotto, e anche perché non si possono perdere continuamente a battipaglia posti di lavoro di aziende che vengono comprate, vengono chiuse e poi si va a produrre altrove e si prendono gli ordini già acquisiti di quell'azienda. Questa è una vergogna. Anche De Luca ha detto che si occuperà della vicenda. Sì, De Luca ha detto che non avrebbe dato più soldi a Treofan, ma i soldi che Treofan deve ricevere da Regione Campania sono veramente una cifra marginale, 300.000 euro. Io penso che gente così ci fa colazione con quei soldi. Onorevole, che impressione si è fatto di questa vicenda? Beh, una vicenda anomala. 500.000 euro è un prezzo vile per questa azienda. Non ci sono ragioni industriali perché è un'azienda virtuosa, con un livello occupazionale molto giovane, tra l'altro, la cosa è più dolorosa ancora per questo motivo. Questo rinvio del tavolo tecnico presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla vigilia delle festività natalizie, evidentemente è per prendere tempo. Credo che il Ministro Di Maio, al quale io ho rivolto una specifica interrogazione affinché intervenisse rapidamente, deve assumersi il controllo di questa vicenda, deve investire gli organi amministrativi del suo Ministero, gli organi di controllo ispettivi amministrativi del suo Ministero e, se necessario, chiedere l'aiuto dell'autorità giudiziaria, perché evidentemente ci sono troppe ombre su questa transazione che non ha ragioni industriali, ripeto, ma sembra solo di carattere finanziario. Una questione del genere può finire anche all'attenzione del Parlamento? Assolutamente sì, io ho rivolto un'interrogazione, può diventare anche un question time in aula appena il Ministro verrà. Proverò a trasformarlo in un question time in aula. Evidentemente è però soprattutto una responsabilità di tipo governativo. È il suo ministro che governa, evidentemente, il suo ministero che governa evidentemente le politiche economiche e industriali del paese e ha poteri di intervento che devono essere immediatamente attivati.